su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio. Ed anche questa settimana diamo il benvenuto alla dietista Silvia Di Tiglio. Silvia, buongiorno. Buongiorno Luca. Allora Silvia, ci siamo lasciati settimana scorsa con un classico di tutte le nonne, la torta di mele, un dolce fantastico e favoloso. Allora, siccome noi di dolci poi, cioè perlomeno io, non riesco a farne a meno, anche questa settimana mi aspetta un altro dolce? Hai detto bene, sì, anche questa settimana vi proporrò una ricettina dolce, ma una ricetta un po' particolare. Sto parlando di biscotti chetogenici, ovvero dei biscotti che sono adatti per chi segue regimi diversi da una dieta normo-ipocalorica mediterranea, ma per approcci più low carb o chetogenici. Allora, per questa ricetta dobbiamo unire in una ciotola 80 g di farina di mandorle, 60 g di farina di cocco, una bustina di crema al tartaro, un cucchiaino di bicarbonato e 50 g di eritritolo. Mescoliamo bene gli alimenti secchi e poi aggiungiamo un uovo e 50 g di burro ghee a pezzetti. Impastiamo velocemente fino ad ottenere un panetto, lasciamo riposare in frigo per 30 minuti. Successivamente riprendiamo l'impasto, creiamo delle palline e poi diamo forma ai nostri biscotti schiacciando con le mani. Inforniamo a 170 gradi per 10 o 15 minuti, lasciando raffreddare completamente prima di gustare. Silvia, da persona completamente ignorante in materia, io personalmente non conosco la parola chetogenica, o perlomeno l'ho sentita nominare tantissime volte, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ma non so effettivamente il giusto significato. Ecco, ottima osservazione. Allora, la dieta chetogenica o alimentazione chetogenica è un'alimentazione a basso contenuto di carboidrati e un adeguato apporto di proteine e grassi. Questo cosa porta? Porta il corpo ad utilizzare il grasso corporeo e alimentare e a produrre chetoni come fonte di energia, in alternativa al glucosio quando non lo introduciamo con la dieta, che è la tipica fonte energetica derivante dai carboidrati. Quindi che succede? Se riduciamo i carboidrati al di sotto di una certa soglia, il corpo, trovandosi senza glucosio, entrerà in quella che viene chiamata chetosi nutrizionale. Quindi che cos'è la chetosi nutrizionale? È uno stato metabolico del tutto naturale in cui il corpo assume energia attraverso i chetoni prodotti dal fegato e attraverso i grassi presenti nel nostro corpo o provenienti dal cibo. In letteratura, Luca, questo approccio nutrizionale si chiama liposuzione nutrizionale, quindi ha effetti dimagranti molto più rapidi rispetto ad una dieta mediterranea che comunque è bilanciata e dà dei buoni risultati, ma per chi magari ha già avuto tante esperienze di diete nella vita, è resistente al dimagrimento, ha problematiche particolari, diciamo che questo è un approccio di riserva che però dà dei risultati pazzeschi, perché dimagrire in modo rapido, tonico e avere un effetto anoressizzante derivante appunto dai corpi chetonici che tolgono completamente l'appetito, beh, per un soggetto in sovrappeso credo che non sia cosa da poco. Ma Silvia, questo approccio, no, si può seguire per un breve periodo oppure si può seguire tranquillamente a vita? La domanda mi sorge spontanea perché comunque ci hai raccontato dei risultati che sono molto importanti, allora per questo mi è venuto il dubbio. Allora sì, spesso si sente dire che questi approcci sono molto particolari e che non possono durare per lungo termine. Beh, la risposta è dipende. Dipende dal proprio stato di salute, dall'obiettivo che si ha e da come la si fa. E ovviamente da come la si porta avanti, quindi è totalmente fattibile nel lungo termine. Ovviamente ci sono persone che quando provano questo approccio nutrizionale e percepiscono i miglioramenti reali che poi dà, effettivamente hanno difficoltà a tornare su un'alimentazione mediterranea, perché ovviamente non avere mai attacchi di fame, gestire bene appunto la fame e la sazietà, avere tanta lucidità mentale, mantenersi ovviamente con il peso corporeo raggiunto e quindi con l'obiettivo raggiunto in termini di peso, è una cosa che ovviamente alla persona fa piacere, per cui è un mix di benessere che ovviamente il paziente al quale non vuole rinunciare. In ogni caso, diciamo che propriamente serrata
Per troppo tempo, diciamo 3 mesi è una giusta scadenza, però io per mantenere alta la compliance dei pazienti e soprattutto sfruttare comunque l'effetto chetogenico, consiglio dopo 3-4 settimane di interromperla tranquillamente con un pasto libero a settimana, perché comunque è una dieta particolare, quindi bisogna pesare davvero in modo chirurgico gli alimenti, ma a distanza di tempo questo potrebbe diventare pesante. Per cui quello che consiglio io ai miei pazienti è, a distanza di 3-4 settimane dopo aver innescato una chetosi effettivamente forte e un dimagrimento che è già abbastanza evidente, consiglio di concedersi un pasto libero a settimana, anche per avere quella socialità che poi è fondamentale per affrontare qualsiasi weekend con amici e parenti. Silvia, una dieta basata sostanzialmente su grassi e proteine, ma le persone poi si chiedono, può essere dannosa per il corpo oppure no? Allora, spesso si pensa ovviamente che troppe proteine fanno male ai reni, e questo è vero se si soffre già di problematiche renali e segue un'alimentazione iperproteica, che non è la dieta chetogenica. Quindi ribadisco che si tratta di un approccio che non è iperproteico ma iperlipidico, e quindi poi ovviamente si arriva a pensare, ma quindi troppi grassi non fanno aumentare il colesterolo, non fanno male? In realtà no, perché la riduzione dei carboidrati a favore dei grassi si sta rivelando vincente anche nel miglioramento dei livelli di trigliceridi e colesterolo. Nello specifico, la chetogenica riduce il colesterolo cattivo LDL e aumenta quello buono HDL, quindi sono davvero tanti i benefici per seguire questo approccio. Silvia, grazie alle tue parole, grazie alla puntata di oggi, non solo abbiamo scoperto una nuova ricetta, ma ci hai fatto anche chiarezza su un argomento sicuramente di tendenza nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ovvero quello della dieta chetogenica, quindi ti ringrazio per questo. E per ogni dubbio che avete o comunque curiosità sull'argomento, potete tranquillamente andare sul sito della nostra dietista Silvia Di Tiglio, che è dietistasilviaditiglio.it, oppure sulle pagine social della nostra dietista Silvia Di Tiglio. Silvia, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie Luca, sempre un piacere. Su Radio Isav c'è Colpo Grasso. Colpo Grasso. La ricetta della settimana a cura della dottoressa Silvia Di Tiglio.